E ha preso il via al Marina di Pescara questa mattina la 43esima edizione della mostra del fiore Flor Viva. Sul posto per noi la nostra Anna Di Giorgio. A te Anna. Sì Luca, prendiamo la linea dal porto turistico Marina di Pescara, dove questa mattina è stato tagliato il nastro della 43esima edizione della mostra del fiore Flor Viva, che si terrà da oggi, venerdì 12 aprile, fino a domenica 14, proprio appunto all'interno degli spazi espositivi del porto turistico Marina di Pescara. Ricordiamo gli ingressi, gli orari di ingresso dalle 10 alle ore 20 e l'ingresso sarà gratuito, qui davvero si potrà gustare un anticipo di primavera, ma intanto io sono in compagnia dei protagonisti di questa edizione 2019 di Mostra del Fiore Flor Viva e andrei subito da Lido Legnini, che è il presidente vicario della Camera di Commercio di Chieti Pescara, che può in questo caso spiegarci questa fortunata intuizione di unire la Mostra del Fiore e Flor Viva, che ormai da 8 anni praticamente si tengono in un unico evento attesissimo qui al porto turistico Marina di Pescara. Sì, 8 anni fa c'è stata l'unione di queste due manifestazioni, con la Mostra del Fiore che partiva dalla 43esima edizione, quindi manifestazione importante. L'unione di queste due manifestazioni ci porta oggi ad avere oltre 200 espositori, quindi una delle manifestazioni di settore più importanti del centro-sud. C'è molta dinamicità, tanti colori, si apre la stagione di fatto del Marina di Pescara, del padiglione Becci. Camera tra l'altro sta cercando in qualche modo di unire e mettere a sistema quelli che sono diciamo gli spazi espositivi a disposizione, in modo da arricchire il calendario a partire da quest'anno e anche per l'anno prossimo, insomma. E poi abbiamo anche Remo Matricardi, che è presidente di ARFA, al quale vorremmo chiedere quali sono i numeri di questa edizione di Mostra del Fiore Flor Viva. Questa edizione, 43esima edizione, come ha detto poc'anzi il presidente, quest'anno siamo 213 aziende dove circa 150 sono della regione Abruzzo e il resto vengono da più regioni. Sono 15 regioni che quest'anno partecipano a questo evento che raggruppa non soltanto il florovivaismo, non soltanto piante e fiori, ma tutto ciò che sono le attrezzature per il giardinaggio, per il tempo libero, per l'arredo di casa. E oltre alla Camera di Commercio di Chieti Pescara e all'ARFA, tra i promotori di questo evento c'è anche naturalmente Assoflora. Noi abbiamo il presidente Guido Caravaggio, al quale vorremmo chiedere anche un po' come si esprime questo settore, che è uno dei settori dell'economia abruzzese che comunque produce ogni anno un utile di circa 50 milioni di euro, quindi un settore sicuramente vivace. Sì, la produzione vivaistica abruzzese è un settore importante che sta crescendo e si sta affermando, è un settore che alla base ha importanti investimenti per poter arrivare a delle produzioni che riescono però ad essere concorrenziali col mercato nazionale ed europeo. Grazie, allora queste sono le informazioni che abbiamo voluto darvi in pillole appunto di questa 43esima edizione della Mostra del Fiore Flor Viva qui al Porto Turistico Marina di Pescara. Luca, se non hai altre domande da studio, diciamo che noi non abbiamo altro da fare che invitarvi qui a vedere direttamente, a toccare con mano la meraviglia di questa 43esima edizione della Mostra del Fiore Flor Viva.